tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, dove se siamo a te, benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi beata vita. Perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta della tua Chiesa, fa che per le mani dei tuoi angeli e dell'Arcangelo Michele sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria, che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo nostro Signore. Per mezzo di lui tutti gli angeli proclamano la tua gloria. Al loro canto si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Rocco, che un mese fa hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo hai unito Rocco alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendi partecipe Rocco della sua risurrezione. Ricordati dei tuoi, i nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. E noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono gradite. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato.